Ciao a tutti, il mio nome è Berenice e questo è il mio video di presentazione di questo canale. Io sono cubana al 100%, nata e cresciuta a Cuba e diciamo da 4 anni che sono qua in Italia. Ho deciso di aprire un altro canale perché io ho già un canale col mio nome, Berenice lo segue, però parlo di tutto in spagnolo, quindi ho deciso di aprire questo canale in italiano, anche stimolata da mio marito, che mi diceva che comunque gli piaceva quello che facevo e dovevo farlo anche in italiano così per il pubblico qua in Italia e tutto quanto, e quindi per quello mi sono decisa. Nel frattempo che vi parlo un po' di me, approfitto per truccarmi. Come potete vedere, sono senza trucco, assolutamente non niente, e quindi approfitto per truccarmi un pochettino e niente, vi parlo un po' più di me. Allora, inizio parlandovi della mia impressione, di come sono arrivata, della mia impressione su questo. Scusate un attimo, prendo lo specchio. Della mia impressione qua in Italia. Allora, a dire la verità, io mi sono trovata subito bene. Mi sono trovata subito bene qua in Italia perché io sono arrivata e al mese sono arrivata direttamente a Fiumicino, quindi sono stata un anno a Roma. E al mese ho iniziato già a lavorare. Ho iniziato a lavorare e quindi io ho voluto imparare subito la lingua perché io ci tengo tantissimo a questa cosa, perché non è possibile che io non capisca quello che mi stanno dicendo o quello che stanno parlando al mio intorno. Scusate se l'italiano è un pochettino così, però sono ancora in processo di imparare bene la lingua. E quindi, siccome io non sopportavo questa cosa, ho detto: ma Berenice, sei in Italia, pretendi vivere qua, inizia a imparare la lingua. E così io ho iniziato a imparare. E una cosa, ci sono state due cose che mi hanno aiutato tantissimo, perché io, a dire la verità, non sono andata a scuola a imparare la lingua, l'ho imparata da sola. E una cosa che mi ha aiutato tantissimo è stato vedere molto giornale. Perché? Perché nel giornale televisivo parlano molto bene l'italiano, dovrebbe essere così. E un'altra cosa è stato vedere uomini e donne. Non arrabbiatevi con me per quelli che odiano uomini e donne, però io perché ho deciso di iniziare a vedere quel programma? Innanzitutto perché mi chiamava molto l'attenzione, no? Era curioso perché nel mio paese un programma del genere non c'era. Però essendo che là dibattono, fanno tanto dibattere, cioè praticamente come se fosse nella vita reale. Lo vedo il programma, per quanto si tratta di parlare tutto, dibattere, è uno dei programmi più veri in quell'aspetto. È tanto vero anche che alcuni, magari alcuni vanno con l'intenzione di farsi pubblicità, stare là, non innamorarsi per niente di nessuno, per carità. Però a me quello che mi interessava era il come pormi con le persone, come utilizzare le parole. E all'inizio è vero, è stato difficile, perché all'inizio sentivo un bordello tremendo, non capivo niente, mi sembrava come un bordello, non capivo niente ed è normale. Però subito dopo ho iniziato già anche con il lavoro, perché al lavoro io non dite questo a nessuno, però io quando sono andata a lavorare, mi sono presentata, mi hanno chiesto: parli l'italiano? Io sì. Non era vero niente, però mi sono messa sotto veramente a capire. Mi dicevano, una volta mi hanno detto: mi prendi le forchette per questa, le posate per questo tavolo? E io dicevo: le posate, mi segnalavano diciamo, il contenitore dove c'erano le posate. Io li capivo. Io già avevo imparato che forchette, coltelli, cucchiai. In generale si chiamano tutte posate. E così, piano piano, ho preso confidenza anche nel parlare con le persone, perché all'inizio mi chiudevo un po', però poi lavorando in un ristorante per forza ti devi aprire. Perché sì, uno ha paura di sparare qualche cavolata, però a me di vedermi, anche se ormai oggi, come oggi, ci sono tantissimi italiani di pelle scura, italiani neri. Per a me da vedermi si capisce che sono straniera, quindi non ti puoi aspettare un italiano perfetto, no?
E così parlando con i clienti, cosa volevano mangiare, cosa volevano bere, tutto quanto, mi sono aperta un po' di più e ho preso confidenza. Anche perché se non mi aprivo a parlare, io posso ascoltare quanto voglio un programma, posso studiare quanto voglio, però se non parlo, non metto mai in pratica quello che ho studiato, che ho sentito. È stata dura, però è stata un'esperienza nuova per me. Qua. In generale a Roma sono stata un anno e poi sono andata a vivere a Torino e da Torino mi sono, quando è nata la bambina, mi sono trasferita, ci siamo trasferiti qua a Reggio Calabria perché insomma con la bambina piccola ti serve almeno una spalla perché a lavorare tutto quanto, ti serve qualcuno che ti dia una mano, no? E così. Qua. Adesso sto lavorando anche qua a Reggio Calabria, faccio lo speaker radiofonico in una radio regionale di Reggio Calabria che si chiama Radio Gamma. E prima la facevo ad Antenna Fevea, lo speaker, un'altra radio, adesso stiamo a breve inizieremo già con il nostro programma perché faccio il programma con mio cognato, con mio marito. Faccio il programma con lui e quindi così vanno le cose. Io in questo canale, come vi ho detto, vi parlerò un po' di tutto, no? Non fare un canale specifico di make up e cose, perché tanto io comunque non è che sia una professionista. E testerò dei prodotti quando li comprerò, vi farò capire, vi farò sapere la mia opinione. Farò dei haul quando faccio degli acquisti, vi faccio dei haul. Farò anche dei video dei prodotti terminati, cosa ne penso, se li comprerò di nuovo o non li comprerò. Io sono anche in transizione. Che vuol dire la transizione? Vuol dire che sto lasciandomi crescere i miei capelli naturali afro. Vi metterò da qualche parte o di qua una foto mia con i capelli naturali, così capite come qual è la differenza. Il piatto che più mi piace italiano per mangiare così veloce è la pasta con i pomodorini. Adoro. È una cosa che è un sapore proprio diverso dalla pasta a sugo. Questa passione per la cucina me l'ha passata mio padre, che lui cucina sempre, è quello che meglio cucina a casa mia, a Cuba. Non vedo l'ora di vederlo, di andare a Cuba. Speriamo presto. E me l'ha passata lui, mio padre cucina e canta alla stessa volta, ha una bella voce. Mi piace cantare. Non è un cantante di professione, non fa il cantante, mio padre è ormai in pensione, però è un ingegnere. Ha due lauree, una in ingegneria chimica e l'altra in ingegneria meccanica. E quindi è quella la sua professione, però è cantare. Un po' come suoi. Quindi anche a me piace sentirlo cantare, l'allegria. E ditemi se conoscete Cuba, se siete andati, ditemi nei commenti se siete andati a Cuba, se la conoscete. Stata veramente dura, molto dura la gravidanza, soprattutto il parto. Non voglio spaventare adesso alle future mamme o quelle che non sono mamme ancora, però comunque io a me mi si sono rotte le acque. E siamo andati in ospedale, però diciamo un giorno prima della scadenza della gravidanza, quindi ero nel giusto periodo. E mi hanno fatto tutti gli esami che devono fare quando succedono queste cose, capire come sta la bambina, tutto quanto. E mi hanno fatto fare ben 19 ore di travaglio parto. E stavo morendo, morendo, morendo. Morendo, io non sapevo più come dire loro, fatemi il cesareo che questa bambina non vuole uscire.
Fatto il necessario, non sapevo più. Però loro giustamente dicono: un attimo che ho fatto questa cosa, mi sono saltato un passo perché non si intrattiene. Loro giustamente mi dicono: sì, però comunque noi dobbiamo provare fino alla fine a farti partorire naturalmente, perché comunque è un'invasione che stiamo facendo al tuo corpo, farti partorire con il cesario. E io questa cosa la capivo. Io non ho gridato, non gridavo. Non urlavo, gritare è in spagnolo, gritare. Io non urlavo quando stavo facendo, avendo il parto, ero in travaglio. Mi hanno fatto tre epidurale e non mi hanno fatto niente. Non mi hanno tolto i dolori, non mi hanno tolto niente. Però comunque non urlavo, a dire la verità. Perché non me la sentivo, io mi vergognavo, magari mi sentivano urlare o qualcosa, non lo so, io avevo una mia cosa in testa di non urlare, non urlare, cerca di essere forte. Mio marito poverino mi parlava: amore, ascolta, devi respirare così. Io basta, zitto, stai zitto, non mi dire niente. Tu non sai, che stai tu, che sai, non sai, non partorisci, non niente, cioè che posso avere? Poverino, lui mi voleva solo aiutare. Ma io ero così, essendo che ti trattenevo tutto e non gridavo, ero così nervosa che me la prendevo un po' anche con lui quando mi diceva. Però è stato sempre con me, mi teneva la mano, è stato tutta la notte del travaglio patto con me. E non mi ha abbandonato mai, mai, a prescindere del mio nervosismo. Che comunque è anche giustificato perché i dolori sono tremendi, però non mi ha mai abbandonato. In un futuro vedremo se faremo un video insieme io e lui. Ormai lui è abituato a fare la radio con me, che potrebbe essersi di male, no? E quindi vedremo più avanti se vorrà farlo. Ok, io ho finito. Eccomi qua, questa sono io. Io penso che vi ho parlato abbastanza di me. Certamente uno non può dire tutto in un solo video. Ah, no, ho detto, ci ho proprio parlato di mio padre, però non vi ho detto che certamente ho anche una madre. È normale, non è che mio padre mi può fare da sola, giusto? E mia mamma e siamo dei figli, siamo due, io che sono la più piccola, mio fratello che sono 4 anni più grandi di me, io ho 26 anni, e no, 2 anni e mezzo più grande di me, quindi lui ha 28 anni, quasi 29, diciamo che sta a fare 29 anni. Lui è di dicembre e io sono di giugno. Sono una gemelli, però non ho doppia fascia. Io questo che dicono della gemelli, dei gemelli che hanno doppia fascia, io non l'ho mai capito, perché una più chiara di me a dire le cose, che io per questo non ho tanti amici, perché io sono troppo chiara, io parlo diretto, io non mi faccio tanti problemi a dire una cosa, e quindi questa sincerità non è molto ben accolta da tanti, no? E quindi tendo a rimanere comunque da sola. Però io non è che ho un problema con questa cosa perché sono molto molto abituata a stare da sola. E non mi entra depressione, a volte mi piace pure. E quindi questa sono io, questa Berenice. Spero che gli sia piaciuto questo video, che nel frattempo che mi stavo truccando vi parlavo un po' di me, di cosa mi piace, non mi piace, di cosa, quale lavoro faccio. E se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e mettete mi piace a questo video per io capire che veramente ho fatto bene ad aprire questo canale in italiano. Datemi la forza e il coraggio di andare avanti con questo canale nuovo e di fare tanti video. Grazie mille di avermi seguita e ci vediamo al prossimo video. Ciao!